Buonasera da Cesare. Mi trovo di fronte alla parrocchiale di Romans di Sonso. È il 31 agosto 2015 e fino al 3 settembre presso il ricreatorio Galopin si terrà la 16ª settimana di formazione per catechisti dal tema Iniziazione cristiana, una chiesa che genera e rigenera se stessa. Siamo puntuali. Intanto c'è un cambio al vertice, avete visto? E benvenuti. Io direi che prima facciamo un po' il momento di preghiera, così iniziamo con il piede giusto e poi passiamo al nutritissimo programma di questa sera. E, vabbè, dico tutto quanto no. Leggo, ci troviamo a pagina 2 del libretto delle preghiere. Ci possiamo alzare in piedi. Ci vogliamo prendere un momento di pausa, un tempo, anche se breve, per stare con lui, per imparare da lui, per poi andare con lui e per lui. Per questo invochiamo i doni dello Spirito Santo che rinnoviamo in ciascuno di noi la gioia di essere cristiani. Uniamo le voci con l'inno allo Spirito Santo del Dei Creator Spiritus. Dei Creator Spiritus, un momento di confronto e poi anche di preghiera per catechismo.
artisti, e un grazie a voi per la vostra bella disponibilità. L'anno scorso avevo incontrato la pastorale, i ragazzi della pastorale giovanile, facendo un po', drammatizzando le parabole, e oggi, proprio riflettendo su questo incontro che comincia stasera, ho pensato a una parabola che sicuramente conoscerete, che crea qualche difficoltà al predicatore: la parabola degli operai chiamati di diverse ore. Vi ricordate, no? Quelli chiamati presto, qualcosa un po' più tardi, insomma quelli anche dell'ultima ora, e alla fine protestano, no? Quelli della prima ora, dicono: ma come, ci dai lo stesso premio di quelli che sono arrivati a lì? E chiedevo appunto ai giovani ragazzi: ma secondo voi qual è il premio? Vorrei chiederlo anche voi, qual è il premio? Qualcuno c'era, magari, quindi lo sa, ma forse avete pensato. E il premio, lo dico, è lavorare per il regno. Lavorare per il regno, lavorare per il Signore è il premio. Voi che, penso, da anni ci lavorate, sapete la fatica, la preoccupazione, la voglia, anche il senso a volte di ineguatezza, no? non sono preparato, vorrei, però la gioia di dire: faccio qualcosa di bello per il Signore, faccio qualcosa di bello per i ragazzi, faccio qualcosa di bello perché crescano dei nuovi cristiani, perché possano aprirsi al Signore, no? Poi non siamo noi che convertiamo, è il Signore, è lo Spirito, però la bellezza di dire, così, con la mia umiltà, con la mia fragilità, con i miei limiti, con quello che sono, però sono un piccolo segno che viene offerto, poi ci penserà il Signore. Avete in mente quell'altra parabola, sono sempre bellissime, quell'altra parabola, no? Del seme che viene gettato e poi crescerà. Ecco, voi so che avete fatto, getterete ancora dei semi, soprattutto nel cuore dei ragazzi, poi ci penserà il Signore. Poi può darsi, magari vi sarà capitato, che qualche ragazzo, poi diventato giovane, diventato adulto, viene a ringraziarvi, forse la maggior parte, sicuramente, anzi la maggior parte non lo fa, però lavorare per il regno è il dono più grande che il Signore ci può fare. Quindi coraggio, continuate, queste giornate sicuramente saranno molto belle, molto produttive, anche mettersi insieme, consolarsi un po' a vicenda e incoraggiarsi a vicenda. Ci alziamo con la preghiera. O Dio che hai stabilito alla tua Chiesa sacramento universale di salvezza, per continuare l'opera del Cristo sino alla fine dei secoli, risvegli i cuori dei fedeli perché avvertano l'urgenza della chiamata missionaria, e da tutti i popoli della terra si formi una sola famiglia e sorga una umanità nuova in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Ascoltiamo dal Vangelo di Giovanni. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo,
perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Per la prossima lettura. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Con questa espressione di Papa Francesco, che apre la sua esortazione apostolica Evangelica Mundium, vogliamo anche noi aprirci all'incontro con il Signore Gesù, e lo facciamo proprio cogliendo l'aspetto della gioia, caratteristica che ogni cristiano dovrebbe avere. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c'è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un'altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo, Signore. Accettami ancora una volta fra le tue braccia, Redentrici. Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti. Insisto ancora una volta, Dio non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù. Non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti. Bene, adesso, prima di presentare Don Marino Rossi, che qualcuno di voi già conosce perché è già stato qui in diocesi, ho scoperto che è venuto a farmi un ritiro nel 2012 alle catechiste, i catechisti e le catechiste. E dico due o tre cosette sul metodo, su perché abbiamo scelto questa tematica quest'anno, però prima di darvi queste indicazioni molto tecniche ringrazio anch'io, allora ringrazio intanto la comunità di Romans con Brunino, così, che ci ha dato la possibilità di prendere in mano questa ricchezza da un punto di vista diocesano. Poi ringrazio il consiglio pastorale della parrocchia di Romans, che si è dato veramente da fare per questo. Poi sarà il caso di ringraziare, ma dopo che avrete mangiato, i pochi che si sono messi a disposizione per il buffet. E poi ringrazio la mia commissione catechistica, che viaggiano alla grande, addirittura mi anticipano gli appuntamenti e mi richiamano all'ordine quando mi dimentico qualcosa. E l'ufficio liturgico, quest'anno è nata anche questa collaborazione tra ufficio catechistico e ufficio liturgico, le preghiere che faremo sono tutte preparate dall'ufficio liturgico.
e poi ci sarà modo di ringraziare più avanti. Vi dico perché abbiamo scelto l'iniziazione cristiana, non perché in diocesi non ne abbiamo parlato, ma perché abbiamo fatto un'indagine, quelli che hanno partecipato all'assemblea diocesana e hanno visto un po' i dati che ho presentato, non li presenteremo. Andate sul sito dell'Arcidiocesi, lì trovate tutto il malloppone, che è veramente tanto, tanto, oppure una sintesi, sia come materiale cartaceo sia come audio. Abbiamo fatto questa indagine sull'iniziazione cristiana e abbiamo notato che ci sono delle criticità, e quindi bisogna mettere mano a quelle criticità, però prima di mettere mano a quelle criticità bisogna capire di che cosa stiamo parlando. Okay? Prima di entrare nel concreto abbiamo bisogno di avere un quadro di riferimento, un quadro di valori comune, altrimenti rischiamo di parlare lingue diverse. E guardando a quello che si fa in Italia, guardando ai documenti proposti dai vescovi, guardando le iniziative che sono già nate in Italia, ci sono dei punti che ritornano. Un punto è chi è il soggetto dell'iniziazione cristiana, che sarà quello di cui andremo di parlare questa sera, l'argomento di questa sera. Un altro punto sono chi sono, qual è l'identità dell'iniziazione cristiana. Io parlo di iniziazione cristiana, ok, che cos'è questa cosa? Perché c'è un po' di confusione anche su questo. Poi un altro punto è che ci si è accorti che soprattutto quando si ha a che fare con i bambini bisogna stringere un'alleanza con un soggetto particolare, questo soggetto sono i genitori. Quindi la terza serata affronteremo questo argomento. Intanto questi tre argomenti, poi più avanti vedremo altre cose, tipo a questo punto se cambia un po' il percorso dell'iniziazione cristiana, intesa non come una cosa a singhiozzo, ma come un itinerario graduale, progressivo, che sia sistematico, che sia ordinato, okay, a quel punto lì deve cambiare anche il catechista. Catechista singolo, catechista in equipe, che tipo di identità il catechista, sono tutti argomenti che affronteremo più avanti, insomma, abbiamo tempo. Il metodo che utilizzeremo è un metodo che ormai si utilizza dappertutto, si chiama metodo laboratoriale, cioè un po' come la scuola bottega, impariamo facendo, quindi ci sarà un input iniziale, verrete divisi per gruppi. A proposito, la divisione dei gruppi non è stata fatta a caso, abbiamo tenuto conto delle zone pastorali, perché una delle cose che emergeva sempre da quell'indagine è incominciamo a lavorare tra parrocchie vicine, quindi per questo vi abbiamo messo tra zone, perché l'obiettivo è questo. Certo, può essere arricchente sentire che cosa fanno a 50 km dal mio paese, ma l'obiettivo nostro adesso, in vista anche delle unità pastorali, cosa che la diocesi sta discutendo ormai da 2 anni, è anche questo. All'assemblea diocesana il vescovo diceva: perché non far leva sull'iniziazione cristiana per poter lavorare per le unità pastorali? Ecco, lavorerete per gruppi, produrrete qualcosa, vi verrà poi consegnato un bagaglio dei contenuti, dovrete rivedere il vostro lavoro in base ai contenuti. Che è un po' come quando si va dall'artigiano, che cioè il ragazzo che arriva, il garzone che arriva deve imparare, e l'artigiano lo mette sotto, gli dà qualche correzione, ripresenta il lavoro e via dicendo. Perché con questo metodo, ci si accorti, abbiamo una trasformazione, perché l'intento è questo, è quello di cambiare, altrimenti rischiamo di ripetere gli stessi errori. Noi dobbiamo uscire da questi 3 giorni che almeno mentalmente siamo cambiati. Dopo concretamente faremo, inizieranno dei percorsi e via dicendo. Ma se no vi anticipo tutto quanto quel che si sta, che bolle sul calderone dell'ufficio catechistico. Ultima cosa, Don Marino Rossi, che è, adesso tu correggimi, non vorrei dire, non importa, intanto è insegnante allo studio teologico interdiocesano, sì, di Vittorio Veneto Treviso, insegna, ho visto teologia l'anno scorso, anche quest'anno, sì, comunque dogmatica, poi sei animatore della comunità vocazionale ancora, non più, ok? Ecco, è di più, no, non basta.
E poi noi abbiamo chiamato qui per un compito ben preciso, è il direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Concordia e Pordenone. Loro hanno avviato tutta una fase di ristrutturazione dei percorsi, mi sembra, mi dicevano Simone, degli strumenti, e quindi potrà dirci qualcosa anche su questo. Basta. Buonasera intanto a tutti voi. Buonasera. Allora, come diceva adesso Luigi, noi ci muoveremo questa sera in tre momenti. La prima fase è vostra, è la fase di espressione attorno anche a dei laboratori che faremo insieme su alcuni testi che ho preparato. La seconda fase sarà quella in cui ascoltate me. Pazienza, ci vuole anche un po' di questa così penitenza questa sera, ma sarà dopo cena. E la terza fase è una fase di riappropriazione un po' di quello che avete vissuto, da come siete partiti alle cose che vi ho detto, fino un po' a sintetizzare almeno brevemente qualcosa che vi rimane e che vi portate a casa. E la prima fase, che durerà quindi fino alle 8 quasi, mi pare che alle 8 la cena, no? Alle 8, esatto, è una fase che vi vede divisi in laboratori, e poi vi spiega Luigi come, perché non ho capito come viene la suddivisione, ma va bene lui, e che parte da alcuni testi, specialmente del Magistero della Chiesa ultimo, insomma degli ultimi anni, che presentano quale volto di Chiesa per la catechesi e per l'iniziazione cristiana. Perché questa sera volevamo porre un po' le basi di quale chiesa, quale volto, quale caratteristiche, quale missione, quale scopo ha la chiesa per poi poter agire a livello di iniziazione, di proposta di fede, di catechesi. E allora, vedremo se il computer è partito, ce la faremo. E allora questo primo momento è proprio un momento vostro. E parto dal documento di base, che è del 1972, quindi quasi più vecchio di me, ma ha una frase con cui conclude al numero 200 e che ci interessa particolarmente. Siamo nel 1972, in cui si comincia a pensare che il catechismo di Pio X non vada più tanto bene, si comincia a pensare, poi sapete anche voi quanto tempo ci è voluto, e si cominciano a ideare dei catechismi partendo dal documento di base che è il rinnovamento della catechesi e che dà gli input generali per comprendere e capire come proporre la catechesi dopo il Concilio Vaticano II, negli anni anche del rinnovamento e del cambiamento che sta avvenendo. E questo documento di base concluse i suoi numeri, numero 200, così. Prima dei catechismi sono i catechisti. Prima dei catechismi, dei libri, ma anche dell'azione catechistica, potremmo dire noi, ci sono i catechisti, quindi ci siete voi. Anzi, prima ancora, dice, ci sono le comunità cristiane, o la comunità cristiana. Questa affermazione viene sempre ripresa molto spesso ed è un ritornello che noi sappiamo bene in teoria, ma che facciamo un po' di fatica a vivere nella pratica, perché ci accorgiamo, perché voi vi accorgete che tante volte vi trovate con una bella delega, anzi un mandato vescovile per fare catechismo, per essere catechisti, ma non sempre dietro c'è una comunità cristiana che vi sostiene, vi incoraggia, collabora, vive questa dimensione. E allora oggi noi vogliamo partire da questa affermazione per lavorare in alcuni gruppi, suddividerci un po' in vari gruppi e capire come può essere il volto della comunità cristiana che sostiene, incoraggia, propone la dimensione catechistica e di iniziazione cristiana in maniera del tutto particolare, perché è la comunità cristiana chiamata ad essere il soggetto principale, non il catechista da solo, neanche il catechista in equip, ma è il compito di tutta la comunità quello di educare la fede, le giovani generazioni, e sostenere nella fede le persone che sono anche adulte nel cammino di ogni giorno. E allora andando avanti nella slide, visto che
siamo riusciti ad aprirla, eccezionale. E questa è l'importanza delle comunità cristiane, della comunità cristiana della catechesi. Più avanti ci saranno questi gruppi nella fase di espressione, vedete? Il primo gruppo è sul tema dei nuovi stimoli chiesti alla Chiesa. E la prima citazione sarà Evangelii Gaudium dal 20 al 24, che parla di una chiesa in uscita, e poi dal 25 al 27 una pastorale in conversione. So che ne avete già parlato con Padre Lorenzo Biemi al convegno ecclesiale giugno, credo, sì, e quindi forse alcuni di questi argomenti li avete già sentiti in questa prima parte. Però rileggere l'Evangelii Gaudium e sentire queste stimoli, queste sollecitazioni vengono dal Papa, ci fa bene, ci incoraggia, ci mette un po' di movimento, un po' di pepe sulla coda magari anche, no? Così ci avviamo più velocemente verso qualche cambiamento e qualche rinnovamento. Quindi i primi due gruppi, che non so come vengono suddivisi, dopo, presentiamo tutto. Il terzo gruppo, il terzo e il quarto, lavorano invece sull'identità della Chiesa di fronte alla novità. Sarà una chiesa madre nell'Evangelii Gaudium e nella Misericordiae Vultus, e anche una chiesa madre in Incontriamo Gesù, che è il documento uscito circa un anno e qualcosa fa da parte della CEI, mentre Misericordiae Vultus è la bolla di iniezione del giubileo di Giubileo della Misericordia di Papa Francesco, giusto per capirsi. Sono tre documenti. Qui si parla di chiesa madre. Ma con quale modalità? Perché Chiesa Madre? Che cosa è chiamata a proporre? Qual è la sua identità di madre dentro l'iniziazione cristiana? È la cosa che poi chiederemo appunto a voi. Ci sarà poi un quinto gruppo che parla della struttura della Chiesa, quindi la Chiesa diocesana, la parrocchia e la famiglia. Qual è l'identità della parrocchia? Qual è la relazione con le famiglie? Prima ne accennava anche Fra Luigi. Qual è il ruolo della comunità diocesana all'interno di questo cammino che viene chiesto dai vescovi italiani e dal Papa? Sesto gruppo, le risorse della Chiesa, i carismi e i ministeri dono dello Spirito che sono all'interno della Chiesa stessa. E qui si parla un po' più anche del ministero del catechista, delle attenzioni e delle risorse che ci sono all'interno della comunità cristiana. Ci sono doni che lo Spirito muove all'interno della comunità. E questi carismi, questi ministeri, come vengono recepiti, valorizzati, quale tipo di relazione anche per crescere su questa dimensione. E poi lo stesso sulle risorse della Chiesa, anche Incontriamo Gesù al numero 64 e al numero 65, torna su questi aspetti, è un numero breve ma abbastanza intenso, e come Evangelii Gaudium 31-33, e poi lo stile numero 8, la comunione per la missione, e infine l'ultimo gruppo, lo scopo della Chiesa, la Chiesa e misericordia, che è poi dei testi tratti dalla bolla del Giubileo. Sono tutti documenti degli ultimi 2-3 anni che ci aiutano un po' a capire su quale coordinate ci stiamo muovendo in questo ultimo tempo. E quindi sono anche documenti che forse avete letto, magari avete già accostato, ma rileggere insieme è un'altra cosa, perché ci chiederemo, davanti un'altra slide, ecco, quale volto di Chiesa emerge, quali caratteristiche di Chiesa. Non pensiamo alla Chiesa universale, pensiamo alle nostre comunità cristiane, alla nostra Chiesa diocesana al massimo, alle unità pastorali, cioè le collaborazioni che ci possono essere tra parrocchie vicine. Quale volto di Chiesa? Quale parole descrivono la Chiesa in questi documenti? Inoltre, come viene espressa la sua missione? Cosa è chiamata a fare? In particolare dal punto di vista catechistico. Cioè, la Chiesa ha questo volto, è madre, è popolo di Dio, è Chiesa in cammino, è Chiesa in uscita, d'accordo, ma cosa è chiamata a fare concretamente? Ci sono delle cose molto puntuali che escono proprio da questi testi. E poi, terza domanda, come questo porta novità nella tua comunità cristiana? Questa è una domanda un po' più vostra, in fondo un po' di
riflessione e riappropriazione. Cioè, quali novità recepiamo e quali stimoli di rinnovamento e di novità per la tua comunità e per il tuo servizio catechistico di iniziazione cristiana, visto che siete tutti catechisti. Quindi quale novità porta nella comunità e nel servizio che siamo chiamati a porre. In fondo, le prime due domande sono un po' di attenzione a ciò che emerge dal testo. La terza serve proprio a calarlo nella nostra realtà, proprio a capire questo cosa ha a che fare con me, con la mia comunità, con le cose che sono chiamato a fare come catechista. Cambia qualcosa? È qualcosa di nuovo? È tutto come prima? Quale direzione mi sta indicando il Papa, la CEI? Questa è un po' la domanda. Va bene? Cosa condivideremo poi alla fine, alle 8:30 mi pare che ci ritroviamo dopo la cena? Non tutto quanto questo, perché se poi tutti i 9 gruppi rispondono a tutte e tre le domande, fate voi la relazione e io torno a casa a Pordenone perché si dirono già le 10. Ma dovrete scegliere, ogni gruppo dovrà scegliere, siccome avete 2 minuti a testa, no, per ogni gruppo, dovrà scegliere una delle tre domande che gli sembra più significativa nelle risposte della discussione che è stata fatta e quindi proporre quelle 3-4 frasi che riescono ad essere in forma sintetica significative di ciò che si è pensato, discusso, ragionato e dice. Quindi non tutte tra le domande come restituzione, ma una. Quindi scegliete un relatore, un martire, insomma, che per la fede si si proponga per questo e che possa in qualche modo riesprimere, ecco, una di queste risposte in modo, in forma sintetica. Mi sembra per via dell'uscita. Ah, beh, leggete le Vangeli Gaudium, però dire 24, se no, dopo questo mai lascio la fase vostra di espressione, quindi non rispondo alle domande adesso. Lascio la fase vostra di espressione e di riflessione su questi testi e di condivisione tra di voi. Poi vi ascolteremo, ci ascolteremo dopo cena, poi farò un mio intervento, al termine sarà il tempo anche per domande, chiarimenti eventualmente su le cose che magari non sono state dette o che richiedono maggiore risposta. Spero di non avervi creato. No? Ma sono già abituati a lavorare così. Allora, bene, grazie. Grazie Don Marino. E adesso sveleremo il mistero dei gruppi e delle cartelle. E intanto se i coordinatori di gruppo, e quindi Gabriella, Francesca Brusin, Guido Baggi, Anna Gregorin, Marta Cervo, Alberto, Daniela Cividin, Raffaella Coderma possono venire e andare da Luigi e Don Marino che vi consegnano il materiale e vi danno alcune indicazioni. I gruppi non saranno 9 ma saranno 8. Abbiamo deciso, così parlando tra di noi, di farvi lavorare per si ammorbidiscono e quindi il cammino diventa anche un cammino evolutivo che porterà alla fine a Gesù, apporterà concetti tutti positivi e porterà all'amore tutti i concetti in comune e alla famiglia. In mezzo abbiamo, accanto dei concetti positivi ancora come gioia, amore, abbiamo anche dei concetti più impegnativi come proprio la parola impegno, la parola esperienza, un po' le novità di ieri e di cui ci parla. Mappa concettuale, tu sei insegnante? Sì, ecco. Avevo così sono. Allora, Cormos, verde. Ecco. Non ce l'ho, un aiutante su, che si sta sempre le più grandi arrivano. Ti ha sollevato. Vieni, come? Io sono Marta. Allora, abbiamo anche noi una prevalenza di parole che qua vedete cerchiate, soprattutto stupore, gioia, amore, queste sono le parole, e poi anche accompagnare, voglia di sapere, camminare. Però noi abbiamo provato anche
praticamente raggrupparle per significati. Allora, alcune parole implicano una reazione. Per esempio, accompagnare, condividere, crescere insieme, per esempio, il dialogo, famiglia, e altre, insomma, testimonianza. Relazione. Poi, invece, c'erano delle parole legate alla generazione di sentimenti, no? Per esempio, gioia, razzo, cuore, eccetera. Poi, alcune parole indicavano immediatamente un rapporto spirituale con Dio. Per esempio, terra e cielo messi insieme, proprio immediatamente, no? Da questa immagine, la preghiera e anche l'amore, naturalmente. E poi c'erano parole di movimento, quindi accompagnare, camminare, e altri, no? E quindi alcune parole rientrano in più categorie. Allora, tre parole, forse queste le sintetizzano. La prima è relazione. La seconda sentimento, stabilità. La terza potremmo dire più che movimento, esperienza. No? Cioè il movimento fa sempre parte di un'esperienza. Queste tre parole, guarda, era appunto così. Quattro parole, va benissimo. Queste quattro riassumono tutta la lista delle parole. Ancora andiamo avanti. Cormons Viola. Io mi sto battendo nella mia pioggia, sì, per innalzare le quote azzurre, non rosa, dall'altro ambiente viola. Ecco, noi abbiamo... Buonasera, noi abbiamo esagerato. Ci siamo tenuti larghi e abbiamo occupato tutti i due cartelloni. E diciamo che due parole sono risultate più presenti rispetto ad altre: amore e impegno. Poi abbiamo iniziato a lanciare qualche piccola provocazione visto che c'era tempo e volevamo sviare, o forse sviando tornare nel tema in modo diverso, e ci ha colpito il fatto che la richiesta che è stata fatta, da un lato ci generava delle parole, degli esempi molto positivi, quando le immagini che venivano proiettate sullo schermo sembravano portarci da tutta un'altra parte. Quindi lì è stato interessante confrontare e vedere tra le varie persone cosa veniva fuori. E la seconda e ultima provocazione che si è fatto arrivare per ultimi, comunque molto interessante, è stata: benissimo, queste sono tante belle parole, però non sappiamo ancora dove Don Giorgio vorrà portarci. Ma nel mentre, queste parole come le trasformiamo in qualcosa di concreto nella vita di tutti i giorni? E da uno dei presenti, per esempio, è stato portato appunto questa necessità di dire: ma a un bambino, a un figlio, a un alunno a scuola, quando ci troviamo di fronte a delle situazioni come ad esempio le crisi, le lotte fra le religioni, l'accoglienza dei migranti, eccetera, come gli spieghiamo a un bambino l'iniziazione cristiana? Ovviamente è una provocazione che richiede molto più tempo, probabilmente anche molto interessante, però dopo la campanella ha suonato e... Quindi, Flavio, se siete riusciti a sintetizzare in tre parole, se tu dovessi sintetizzare tutte queste espressioni... Impegno, amore e io direi cammino. Benissimo, grazie Flavio. Ti vorrei tra i miei catechisti della storia. Ottimo, allora andiamo avanti. Gorizia, rosa. C'è un altro rosa. Raffaella, dell'uomo. Allora, Chiara. Il nostro assomiglia anche al cartellone rosso che abbiamo già visto. Abbiamo scritto tutte le parole, poi le abbiamo raggruppate, diciamo così, per categorie. E il primo gruppo sono tutte parole che riguardano la sfera dei sentimenti. Grazie. Poi parole relative alla sfera della relazione, impegno, alcune parole anche che rappresentano ostacoli che ci possono essere, che si incontrano, e poi i frutti, secondo noi, di questo percorso, di questo cammino dell'iniziazione cristiana dei figli. Non sapevamo di dover sintetizzare e dare soltanto tre parole, ma se devo, direi, per quanto riguarda così rappresentativa del primo gruppo, forse cuore, quindi che comprende tutti quei sentimenti. Ma avete già scritto quattro. Vedi, questi sono sentimenti,
ma sono 5. Impegno, va bene, e poi non sono riusciti 3, ma è la sintesi. Fede al duomo, Quelli del duomo hanno sempre qualcosa in più. È duomo, è cattedra. Cattedra. Stavo per dirlo, ma lui lo può dire molto meglio di me. Allora, mi sembra che ce ne sia un altro gruppo, l'ultimo, ed è giallo, sempre di Gorizia. Non si vede. Queste impressioni abbiamo cercato di focalizzare soprattutto tre parole, siamo stati molto sintetici: rifiuto, stupore e accompagnamento. E abbiamo voluto dare anche una certa circolarità a queste tre parole perché sono molto legate assieme. Non possiamo pensare a un cattivo accompagnamento perché creerebbe rifiuto e quindi mancanza di stupore. L'accompagnatore, la persona che sta con i ragazzi, che vuole trasmettere l'amore di Cristo, deve creare stupore, deve creare qualcosa di interessante. E quindi il rifiuto a volte sia della famiglia o dei ragazzi avviene proprio attraverso la mancanza dello stupore. Qui in mezzo c'è un vuoto, ma ci stava bene la parola di Cristo, perché Cristo dobbiamo circondarlo sia di stupore e di un buonissimo accompagnamento. Bene. Grazie Daniela e Giorgio. C'è mancato un gruppo, mi sono dimenticato, no, giusto? Produce un'efficacia poi il risultato perché ti costringe ad andare al cuore, all'essenziale veramente. E questo mi permetto solo così anche di aiutarvi a entrare dentro nel metodo laboratoriale, no? Anche quando noi lavoriamo insieme, pensiamo che dire tante parole sia arricchire, in realtà tante parole possono disperdere, mentre il sintetizzare ti costringe a pensare bene e elaborare quello che veramente conta. Ecco, anche quando si parla in un gruppo di qualsiasi età, anche tra catechisti, imparate quando vi trovate, no? Così, anche di dire ognuno deve avere un po' di parola, di tempo, ma devo pensare prima in modo da sintetizzare il più possibile quello che dico, altrimenti diventa dispersivo e è più difficile poi arrivare a delle conclusioni. Ecco, allora ci ringraziamo, avete detto moltissimo e adesso proviamo allora anche a rileggere, perché dopo queste parole vediamo se le ritroveremo quello che ascolterete nella seconda parte del laboratorio e dopo saranno buone, saranno utili per il secondo laboratorio quando arriveremo. Allora, il gruppo blu, quando penso all'iniziazione cristiana, penso, immagino, a qualcosa che mi dà gioia, alla testimonianza di qualcuno, alla vita, quindi vuol dire che l'iniziazione cristiana riguarda qualcosa di vitale e naturalmente alla fede. Gruppo rosa, gioia, anche qua la parola gioia è stata ripetuta più volte, quindi l'iniziatore cristiano è interessante questo, che deve procurare gioia. Vita ancora, testimonianza, vedete che sono tre qui, abbiamo abbondato, però c'è anche un impegno, un cammino, richiede amore e interesse. Gruppo arancione, vita sempre, l'iniziatore cristiana è un qualcosa, potremmo dire, che tocca la vita ma che è anche vitale. Vitale per chi? Per la persona, per la comunità, per la parrocchia. La vita ha tante sfaccettature. Vita trasmessa e inserita in una comunità. Interessante questo, è molto bello, ecco questa espressione. Innestata, inserita in una comunità. Si diventa cristiani dentro una comunità. Gioia, accoglienza, fatica, perseveranza. Qui è stato un mix. Gesù, meno male che è uscito da Gesù. Andiamo avanti. Gruppo rosso, ancora gioia. Questa gioia, ecco, la difficoltà. L'iniziativa cristiana chiede anche difficoltà, procura difficoltà. Non lo so, ecco qui come avete inteso,
se è la difficoltà di vivere l'iniziazione cristiana, chiede, ecco, un impegno che chiede anche, può essere proprio vocale, presentare delle difficoltà, un cammino evolutivo, amore ritorna, famiglia, l'iniziazione cristiana, l'importanza dei genitori, famiglia è già un concetto molto più, no, allargato, genitori, famiglia, impegno, e l'impegno. Gruppo verde, relazione, bella questa parola, iniziazione cristiana è questione di relazioni, intessere relazioni, cioè dire la fede è soprattutto relazione, sentimento, cioè vuol dire che qua non c'è solamente la testa, ma c'è anche una parte un po' meno fredda, che è il sentimento, il cuore, l'esperienza, parola fondamentale, no? E poi il rapporto spirituale con Dio, preghiera, amore e la relazione ancora. Gruppo viola, torna l'amore, l'impegno e un cammino. Gli ultimi due mi sembra, giusto? Gruppo rosso, allora sentimenti, tornare con questa cosa, l'impegno, la relazione, gli ostacoli, anche dei frutti, questa è una parola nuova, la cristiana porta anche frutti, ci sono i frutti. E l'ultimo, molto interessante, molto bello, l'immagine che ha aperto, quella dell'albero, no? Ecco, con l'albero che dà frutti, con le foglie, molto significativa quell'immagine, no? Da tenere presente, ma bella anche l'ultima immagine, questa circolarità che ha saputo anche trovare, no? Tra l'iniziativa cristiana deve creare stupore, se non c'è questo crea rifiuto, e le immagini ricordavano un po' questo, alle volte, no? Per tanti bambini, eccetera, può essere questo, chiede l'accompagnamento, c'è, cioè, quindi una continua circolarità, quindi l'accompagnamento chiede, se viene fatto bene, può provocare lo stupore, oppure può anche invece provocare rifiuto, no? E rifiuto è così anche... direttamente. Ecco. Allora, noi ci fermiamo qua, teniamo bene queste parole, siamo giunti proprio ora puntuali, precisi, ora di cena, queste parole poi ci serviranno per il momento successivo. Grazie a tutti e due avvisi, proprio tecnici. Il primo è, avete visto, c'è la possibilità di comprare dei libri, insomma, sussidi e via dicendo, lì dove andiamo a mangiare. Il secondo avviso è questo, ricalco un po' una cosa che ha detto Don Giorgio. Guardate che vi stiamo facendo lavorare attraverso un metodo, e non è messo a caso, è proprio perché acquisiate un metodo di lavoro, non è fatto a caso, cioè lavoriamo noi per poter acquisire un metodo. Abbiamo bisogno prima di drammatizzare noi per poi farlo con gli altri. Alcune domande che sono sorte di chiarificazione facevano vedere la difficoltà a usare questo metodo laboratoriale. È questa la strada, è questo qua. Perché questo ci permette, come vi dicevo all'inizio, di arrivare ad una trasformazione. Altra cosa, ultimissima. Ieri sera Don Marino parlava di una chiesa molto umana, perché Dio si è incarnato, e quindi cosa faceva Gesù Cristo? Passava, possiamo andare. Buona cena! Grazie. Un po' corroborati, complimenti a chi ha fatto da mangiare, non so, i dolci erano vostri, qualcuno di voi li aveva offerti, comunque buono, buona. Oh, signor Silvio, buonasera. Ciao. Una vecchia conoscenza, la conoscete? Sì. Non so, abbiamo iniziato a fare pastorale giovanile insieme. Pensate. E può darsi che qualcuno abbia vissuto il primo momento, magari così anche lasciandosi coinvolgere, quindi partecipando, qualcuno avrà detto un po' così, da queste cose ormai le conosciamo già, le abbiamo già fatte, sappiamo, qualcuno non si è lasciato coinvolgere per niente perché
è un qualcosa che quando magari si tocca, no, un livello che non è la testa, già subito si ha un po' il prurito, e quindi ognuno ha vissuto, ecco, come insomma le cose anche in maniera anche diversa. Però è importante invece, ecco, che ognuno di noi invece si coinvolga, perché la formazione, perché sia formazione, non può passare solamente dalla testa. E se qui ci sono degli insegnanti, sicuramente, non solo chi ha preparato, chi ha presentato la mappa concettuale, sa che per educare si deve anche toccare non solamente la parte cognitiva, ma anche altri aspetti della persona. E un adulto, più si struttura, più fa fatica tante volte a lasciarsi toccare altri livelli che non sia la testa. Allora, mentre proprio questi livelli, che il coinvolgimento totale è quello che incide, entra dentro. E allora partire sempre da quello che voi, le persone, conoscono, sanno, sperimentano. Adesso quello che dirò sarà, come dire, ecco, occasione per confrontare la vostra idea che avete espresso, la vostra esperienza, perché ho già sentito qualcuno che vive delle belle esperienze già in parrocchia, magari in piccolo, però alcuni elementi, ecco, sono già, fanno già parte del vissuto. E quindi quello che dirò sarà anche occasione per confrontare quello che voi non solo conoscete, ma anche sperimentate già, per vedere eventualmente che cosa è già in atto, per vedere che cosa manca, per vedere che cosa va potenziato, per esempio. Ecco, allora può darsi che dirò anche cose conosciute, alcune, ecco, ma spero di dirle in maniera anche chiara e in maniera che faccia anche pensare, che faccia pensare. E allora, se siamo pronti, possiamo partire con la prima slide, così mi aiuterò la palpebra, no, dopo un po' di carboidrati e zuccheri di solito, che se la sono menta, allora, ecco, anche così di tenere svegli. Ecco, vi ho fatto un foglio per cui sostanzialmente seguirò, quindi potete prendere anche degli appunti, ma magari anche vicino ai punti e così. Dopo questa esposizione, che non durerà tantissimo, avremo ancora la condivisione, fa parte sempre del laboratorio, e poi avremo un ultimo momento per una condivisione anche insieme, se c'è qualcosa da domandare, da condividere, cioè. Allora, su questo punto mi fermerò proprio pochissimo, perché so che molti di voi hanno partecipato all'assemblea di catechisti quando c'era Fratellenzo Vieni, giusto? Sulla mano chi era presente? Benissimo, pochi. E ieri sera Don Marino sicuramente avrà accennato. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire, parlando di iniziazione cristiana, visto che prima abbiamo detto che una volta si parlava di dottrina cristiana e poi di catechesi, perché cambia anche terminologia? Perché cambia anche il modo, no, ecco, di affrontare la realtà? Proprio perché le epoche sono cambiate, le epoche sono cambiate. Quindi il parlare di iniziazione cristiana lo dobbiamo prima di tutto cercare in questo cambiamento che è in atto, che è in atto, non è ancora avvenuto completamente, ma è in atto anche nella cattolicissima diocesi di Gorizia, come è in atto nella cattolicissima diocesi di Treviso, di Padova, di Milano, di qualsiasi altra diocesi d'Italia. Qual è questo cambiamento? Stiamo uscendo da un cristianesimo sociologico, cioè vuol dire un cristianesimo diffuso, per entrare dentro sempre di più in quello che gli studiosi chiamano post-cristianesimo, dove la fede non si può più dare per presupposta. E quindi, ecco qua,
siamo alla fine del cristianesimo sociologico, quello ricevuto per eredità e praticato per dovere. Oggigiorno, ditemi dopo, se uno oggigiorno non vuole credere, non vuole partecipare, non vuole, può benissimo non farlo. Non è più come un tempo in cui prima di uscire dalla vita della parrocchia, della chiesa, no? Uno, e poi se usciva dalle mie parti si dice, io sono di chiesa padovana ma sono vicentino, ti dice, veniva a segnare Deo, non so se anche qua. Ogni cosa, uno che si usciva dalla comunità, veniva a segnare Deo perché tutti lo sapevano. Oggigiorno ciò che conta è la libertà in tutti i campi, anche in quello religioso fede. Tanto è vero, e voi ve ne accorgete, che nella stessa famiglia, genitori cristiani, credenti, ma figli che la pensano completamente, ed è un cruccio, una sofferenza, soprattutto per le mamme, anche il papà. E come? Come è possibile? La mia famiglia è sempre stata. Allora noi stiamo uscendo da questo cristianesimo sociologico, perché appunto, no? Eccezioni, salvo eccezioni, la trasmissione della fede non avviene più per osmosi, come vi dicevo prima, c'erano i genitori, i nonni, il tessuto familiare, capito? E i tre grembi che, avanti, che generavano alla fede, eccole qua, tre belle pance, chi sono questi tre grembi, tre mamme che generavano la fede? Famiglia, famiglia, scuola, paese. Perché tutto sommato si condivideva, non ci sono più. Uno potrebbe dirmi e mi dice, come fai Don Giorgio a dire questo? Se io il catechismo, che percentuale avete i bambini al catechismo? Presenza? Ditemi. Non sento. Eh? 80%. Paese tutti, brava. Paese tutti. A Padova, paesi, città, no. Ma a Padova sono 100%, 98, 99, no? Nei paesi 100%. In città siamo anche 80, qualcosa anche meno. Come fai tu a dire che siamo usciti quando i bambini vengono tutto al catechismo? Incontrate le famiglie e vi accorgete che il fatto che i bambini vengono ancora al catechismo e chiedono i sacramenti non è altro che gli ultimi effetti di un'onda lunga. Avete presente lo tsunami? L'onda lunga del cristianesimo. Ma che non ci deve illudere, perché appunto se tu incontri i genitori, il contesto, tu vedi i bambini per il catechismo, vedi i bambini per i sacramenti, e poi qual è il cruccio dei vostri parroci? La messa, la domenica. Allora vedete, su queste cose bisogna essere onesti, sinceri, lo dico anche per le catechiste di lunga esperienza. Qui dobbiamo riconoscere che se non è, magari ci sono delle differenze, perché nei paesi c'è ancora il senso comunitario, ma nelle grosse già centri, cioè stiamo assistendo a un passaggio, la fine di un'epoca. E questo sai, questo lo dico davvero col cuore, non è questione di tecniche, non è questione di testi, qui non stiamo parlando di cambiare testi, ma di cambiare la testa. Cioè vuol dire, come dicevo prima, è questione di cambiamento di mentalità. O tu ci stai, o tu ci sei, altrimenti tu continuerai ad illuderti. Continuerai a fare il tuo catechismo e tutti rispondono e tutto è avanti, avanti. Illusione. Anni e anni di catechismo, che cosa hanno portato? Dove sono gli adulti? Dove sono la disponibilità? Parlo per la mia diocesi, non mi permetterei mai. Quando c'è da fare una sagra in paese, io non ho niente contro le sagre, ma ci sono gli adulti che tutti si rendono disponibili. A Padova c'è difficoltà di trovare la disponibilità per i catechisti. Com'è possibile? Parrocchie cristiane, abbiamo detto prima,
che iniziare la vita cristiana non era il cuore di una parrocchia, è stata messa lì, com'è possibile? E questi sono nati al catechismo, hanno ricevuto i sacramenti, com'è possibile? Queste sono domande che non possiamo non farci, non possono non farsi i preti, i parroci, non possono non farci gli operatori pastorali, non solo i catechisti, ma tanti altri, la comunità di adulti. Andiamo avanti. Ok? La cultura attuale allora non trasmette più la fede, ma la libertà religiosa. Questo è importante capire questo, perché ci porta a non illuderci, a stare con i piedi per terra. È una libertà religiosa, non è più una società omogenea. Ognuno sceglie, sempre di più sarà così, La fede sarà sempre più una scelta. E perché sia una scelta? La scelta ha dei tempi diversi, sempre di più diversificati. E quindi l'intruppamento, no? Ecco, anche l'avere delle fasi, eccetera, non so per quanto ancora potrà durare. Durerà, ecco, ma se è una scelta, la scelta viene fatta in vari momenti. Chiedo, apro parentesi subito, se ci pensiamo bene però, ragazze e ragazzi. Grazie, meno male che c'è un sorriso, ma ecco. Ma la fede non è stata una scelta anche per noi? E è avvenuta tutti allo stesso momento? Ci sono qualcuno qui dentro, anche per me, è avvenuta in un certo momento della vita e non quando eravamo magari bambini. Ho fatto una volta una sera una domanda a dei catechisti: chi ricordavano significativi dentro la loro vita di fede? Di 80 persone, non ci crederete, ma una sola mi ha detto una catechista. Tutti gli altri, i genitori, i nonni, il prete, è stata un'esperienza di un capo scuola, è stata un'esperienza di un pellegrinaggio, ma il catechismo, queste cose dobbiamo tenerle presenti, perché questo motiva e giustifica anche non per il gusto di cambiare, non bisogna cambiare per tutti, a tutti i costi, ma per la necessità anche di cambiare. E allora, cosa intendiamo per iniziazione cristiana? Una parola antica, non è nuova iniziazione cristiana. L'iniziazione cristiana la Chiesa l'ha sempre fatta, è che cambiano le modalità. L'iniziazione cristiana è un termine dei primi secoli della Chiesa. E se andiamo nell'etimologia, anche antropologica, scomponiamo la parola, vedete, inizio più azione. Iniziazione erano le culture degli antichi popoli, dall'Egitto ai Greci ai Romani, che iniziavano, no? I bambini, i ragazzi, quindi c'era un passaggio da uno stato all'altro, c'era un'assunzione di un ruolo e si veniva accompagnati a far questo. C'erano dei passaggi, delle prove, e quindi si iniziava un cammino, un tragitto attraverso delle azioni, non solamente comprendendo, non solamente, no, imparando con la testa, ma vivendo, e quindi, ecco, iniziazione, ma noi parliamo di iniziazione cristiana, e quindi ci rifacciamo riferimento all'annuncio di Gesù Cristo morto e risorto, alla vita cristiana integrando fede e vita, l'introduzione alla comunità cristiana, perché ecco, ci si così introduce dentro una comunità cristiana che vive per prima la fede, ed è un tirocinio, guardate che importante, sottolineate questa parola, tirocinio di preghiera. Il tirocinante apprende da testi, ma poi vive, è un apprendistato, come quello che succedeva quando noi abbiamo iniziato a lavorare dentro a un ambiente di lavoro. C'è stato qualcuno che si è messo a fianco a noi,
no? Che ci ha insegnato, che ci ha accompagnato, che ci lodava quando facevamo le cose fatte bene e ci sgridava e ci riprendeva quando sbagliavamo, ma ci mostrava come si faceva, ci faceva fare esperienze e poi alla fine ci ha lasciato anche da soli e alla fine magari abbiamo anche superato questo. La dinamica dell'iniziazione è questa, è questa, è questa. Allora c'è una bellissima, e bisogna quasi impararsela a memoria, questa definizione, ecco, di alcuni anni fa dei nostri vescovi, la trovate anche scritta. Per l'iniziazione cristiana si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta di un cammino diffuso nel tempo e scandito dall'ascolto della parola, dalla celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli del Signore, attraverso il quale il credente compie, interessante la parola, un apprendistato globale della vita cristiana e si impegna a una scelta di fede e a vivere come figlio di Dio ed è assimilato, finale, finale, ed è assimilato con il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia al mistero pasquale di Cristo nella Chiesa. Vorrei farvi notare alcune parole di questa definizione. La prima, processo globale, due, cammino diffuso nel tempo, non è automatico, scandito dall'ascolto, dalla celebrazione, dalla testimonianza dei discepoli, quindi sono tre componenti, ascolto, catechesi, parola di Dio. Tre espressioni per dire, no? La catechesi, la parola di Dio, l'annuncio del Vangelo. Due, la celebrazione, la liturgia. Iniziazione è anche liturgia. La liturgia dice quello che la catechesi non sa dire, perché usa un altro linguaggio. Quello dei segni, quello dei simboli, quello evocativo che avete avuto il direttore prima che ha iniziato la preghiera. No? Tutto un linguaggio simbolico che fa riferimento a un linguaggio universale alle volte, la liturgia, la preghiera è importante. Tre, la testimonianza, cioè la carità. La carità, una testimonianza bellissima di un operatore Caritas, alla domanda diceva: mi chiedono che relazione c'è tra catechesi e carità. Un uomo sui 70 anni, di quelli sai, querce, no? Con i propri piedi piantati per terra, visto sempre, lavorato con i poveri, no? Che si è speso per i poveri. Dice, mi sembra così chiaro, la carità è la catechesi pratica. Si impara molto di più di un gesto che non di un'esperienza. Porti i ragazzi alle cucine popolari, per esempio, vale molto più delle tue 10 lezioni. Oh, scusa, ho detto lezioni, non ho detto lezioni. E apprendistato globale e poi battesimo, confermazione eucaristica, i tre sacramenti. Adesso allora vediamo quali sono le caratteristiche che aiutano a comprendere ed entrare dentro questa definizione. Voi fate sempre riferimento alla vostra esperienza, non dimenticate mai quel riferimento. Vai. Processo globale vuol dire che perché ci sia un'iniziazione, l'iniziazione appunto non dà per scontata che ci sia la fede prima. Ti è mai capitato? Io do del tu, ma non perché voglio mancare di rispetto, ma perché siamo colleghi, no? Quindi tu sei catechista, giusto? Allora, i tuoi ragazzi, se hai fatto catechismo in prima elementare, ti vengono che tutti quanti sanno fare il segno della croce? Beh, direi. Direi, sì, tutti? Bravo, sei fortunata. Quando erano, sì. Ah, quando erano? Quando erano, sì. Quando erano, sì, quando, vuol dire, 20 anni fa. Perché oggi la maggior parte dei bambini... Quasi, appunto. Terza elementare non lo sanno,
non sanno le preghiere. Cioè tu ti accorgi che hanno vissuto in una famiglia ma dove non hanno ricevuto l'ABC della fede, non hanno mai sentito e mai visto pratiche di vita cristiana. Non so se sto parlando in un'isola felice, può darsi che tu anche... Dico le eccezioni ci sono. Non sanno riconoscere le emozioni. Non sanno riconoscere le emozioni. Allora, io quando arrivano questi bambini, non tener conto di questa loro situazione e devo partire proprio da dove loro sono. E quindi... Per processo globale vuol dire che, non dando per scontata che ci sia la fede, la vita cristiana, devo veramente riuscire a partire da zero, a coinvolgere e non solo subito insegnare come se, no, dentro ci fosse già una sensibilità che basta. Vedete che scatta tante volte quello che è successo in noi. Ci hanno insegnato, subito insegnato. Tu hai detto una cosa molto bella. Far ascoltare le emozioni, per esempio. Far osservare. È un'iniziazione. Poi con il tempo, gradualmente, arriverà anche l'insegnamento. Ma prova a partire dal mondo del ragazzo. È un processo globale. Un bambino, qui ci sono insegnanti, io so poco ma qualcosa. Un bambino a 6, 7, 8 anni, e voi siete anche tutte mamme a maggior parte, capisce molto di più con il ragionamento o con un abbraccio con un linguaggio sensibile. E questo voglio dire, nelle ultime scienze hanno scoperto le cose però, ma io lavoro insieme con l'Università di Pedagogia Padova, le neuroscienze, adesso se tutto quanto è figlio delle neuroscienze, hanno trovato che appunto anche a livello scientifico, va bene, i bambini apprendono attraverso un linguaggio sensoriale, perché si attivano, no? Certi neuroni, eccetera, adesso non stiamo qui a spiegare tutto quanto. E quindi noi invece abbiamo invertito. Noi tante volte pensiamo, sfruttiamo il discorso, no? Così, dell'apprendimento di testa quando sono più piccoli. E dopo quando sono più grandi facciamo tutte le cose emotive, eccetera, quando per loro invece la capacità di apprendere, di ragionare. Infatti i giovani scappano, perché noi non sappiamo più offrire e parlare un linguaggio, anche il loro linguaggio. Allora, processo globale vuol dire, ecco, che ci sono tutte le componenti, dobbiamo tener conto, cognitiva, certo ci vuole, ma anche volitiva, emozionale, relazionale, eccetera. Altra caratteristica. È un cammino graduale, è importante, ci devono essere delle tappe. Non si può, ecco, fare un cammino, dar per scontato tutto, ma le tappe sono educative, degli step, dei gradini che uno sale un po' alla volta, no? Ecco, che conquista, è pedagogicamente importante, no? E quindi seguire anche il decorso, la vita del ragazzo. Al centro ci deve essere proprio lo sviluppo del ragazzo. Andiamo avanti. Un cammino fatto di esperienze che richiedono tempi diversi rispetto ad un'ora settimanale. Questo qui, certo, so che tocco qualcosa di importante, fa sempre parte di quel dispositivo, no? Che si diceva un tempo. Ma per iniziazione cristiana, ecco, tu devi tener conto di questo contesto, dei bambini, della loro età, del mondo in cui vivono. Allora, non sto demonizzando un'ora settimanale, no, ma dico che un'ora settimanale, mi permettete, può essere insufficiente, dico questo. Almeno mettiamo il dubbio. Può essere insufficiente. Allora, fissarsi per forza su un modello, su una struttura rigida, questa è la nostra fine. Dovremo chiedere, può darsi che magari in una parrocchia questo vada, ma forse in un'altra parrocchia dove, ecco, ci sono sensibilità a ragazzi, forse magari meno incontri, ma più distesi nel tempo, più esperienziali.
dove viene coinvolta sì la parte di testa, ma viene coinvolta anche la parte, come avete detto voi prima, l'iniziativa cristiana, non erano anche i sentimenti, le relazioni, le emozioni, la testimonianza? Provate a verificare, l'avete detto voi prima, dentro il vostro modo di fare catechesi, c'è questo? L'iniziazione cristiana è allora un cammino, quindi graduale, diffuso nel tempo, ecco, con delle tappe ed esperienziale, Andiamo avanti. Qual è il soggetto primo dell'iniziazione cristiana? È non la catechista, e qui avete tutto la mia, il sostegno, ma è la comunità cristiana. Io trovo delle catechiste che hanno dei sensi di colpa enormi, perché dicono, non siamo più capaci, non facciamo. Guardate, state serene, state sereni, perché non dipende da voi, solo da voi. Dipende da tutto un contesto e dipende soprattutto dalla vitalità delle comunità parrocchiali cristiane. Perché se l'iniziazione cristiana è un apprendistato, è un'esperienza, tu gliela fai vivere, ma è solo una parte dentro l'esperienza di gruppo. Poi deve essere tutta una comunità che sostiene questo cammino, no? Se poi è una comunità morta, in cui magari si celebra in maniera triste, prima il Papa diceva un'espressione, no? Gioviale. Cioè, che segno, che aiuto? Nessuno. Ma il soggetto è tutta la comunità. Credo che ieri sera Marino, Don Marino, abbia aiutato a capire questo, l'importanza di una comunità cristiana. E quindi si inizia la vita cristiana il catechista, ma anche l'operatore della Caritas, ma anche chi prepara la liturgia, ma anche chi prepara i fiori sull'altare la domenica, anche chi lava le tovaglie inizia, anche chi, se lo fa con un certo stile, coinvolgendo anche chi fa la sagra, perché sono sempre momenti di fraternità. Cioè è tutta una comunità che inizia la vita cristiana. Ecco perché mi fa piacere qui che ci siano i catechisti, ma sarebbe stato importante che queste domande ce le facessimo dentro un consiglio pastorale, per esempio. Le nostre comunità, la tua comunità è viva, è provocante, è comunità che coinvolge o che allontana? Considerare il mondo dei ragazzi, come ho detto prima, lo ricordiamo, partire dai ragazzi, non partire da me quando io ero ragazza o ragazzo. I ragazzi oggigiorno, io ho una nipotina di 9 anni, ma quando ne aveva 6-7 con il tablet lo sapeva già usare. Com'è che io ci ho impiegato mesi e lei in 2-3 giorni, eccetera? I nativi digitali, non è solamente un'espressione che troviamo sui giornali. Allora, queste cose qua, la fede va dentro la vita, va dentro al mondo dei ragazzi, non possiamo non tenerle presente. Non dico che bisogna adesso attrezzare tutti i gruppi con il tablet, però per dirvi che è importante tener conto del mondo dei ragazzi. Ancora un'altra caratteristica, sono coinvolte più figure di accompagnamento, in primis i genitori e la famiglia. Certo, su questo domani sera ne parleremo ancora, il coinvolgimento dei genitori, ma l'abbiamo sempre detto, in qualche parrocchia lo sta già facendo, no? È già, ma bisogna coinvolgere soprattutto i genitori, che sono i primi educatori alla fede dei ragazzi, quando c'è questa fede. Perché non so da voi, ma appunto, come dicevo prima, a Padova sono poche le famiglie che sanno iniziare quel grembo materno che era la famiglia, si è diventato sterile da tempo. Però è importante coinvolgerlo, si tratterà forse di aiutare anche i genitori a risvegliare la loro fede, ma domani ne parliamo. Altre figure educative, seguitene fuori, è la stessa cosa, altre figure educative, quello che dicevo prima, anche altri operatori pastorali. Qui dovreste sempre di più, un catechista dell'iniziazione cristiana, non più lavorare da soli,
non più il catechista autoreferenziale che ha la sua classetta e va avanti con la sua classe e il suo gruppo, ma creare sinergie non solo tra voi, ma anche con altri operatori pastorali. Avete mai provato a chiedere il coinvolgimento di un operatore della Caritas dove c'è, di un educatore della CR dove c'è, di un operatore della liturgia e così via? Dobbiamo cambiare anche il modo, no? Ancora, una nuova, appunto, fisionomia del catechista. Catechista solitario, uno slogan, no grazie, così ve la tenete in mente. Stai lavorando insieme con le altre catechiste o sei la catechista che innalza muri? Io parlo sempre per le catechiste che parlo. È sempre femmine. Sempre femmine, perché i maschi le quote azzurre sono poche, pochi. Stai innalzando o sei una che collabora, che condivide? Dov'è che è scritto che bisogna che una catechista si prepari da sola? Perché non condividere? La competenza, l'abilità di una, si mette insieme, aiuta l'altra, quello che non sai fare tu lo faccio io e viceversa. Ma anche, torno a dire, con altri operatori. Questo è dare un'immagine di comunità che si prende a cuore, che genera alla fede e alla vita cristiana. Ancora, un percorso in cui, e l'abbiamo già accennato, ma lo sottolineiamo, catechesi, liturgia e carità interagiscono e si completano, e segnano le tappe del cammino. Allora, l'iniziazione cristiana è proprio questa, cioè quando catechesi, liturgia e carità interagiscono insieme, si sostengono insieme. Quindi è importante l'incontro. Passo di qua. È importante l'incontro che tu fai, ma è importante anche il momento liturgico, preparare la liturgia, curare la liturgia, essere in sintonia con chi cura la liturgia e così creare delle anche delle esperienze di testimonianza della carità e collaborare insieme. Sono le tre componenti della vita cristiana che interagiscono insieme. Quando tu fai un incontro di catechesi e poi fai vivere un momento celebrativo, ma non è un qualcosa in più, la celebrazione, la liturgia è catechesi, potremmo dire, è un'esperienza, meglio dire, più esattamente, di iniziazione cristiana. Quindi dovremmo scostarci anche dal termine catechesi o catechismo, perché c'è bisogno non solo di catechesi e catechismo, ma in una logica di iniziare, è importante allora usare anche la parola iniziazione alla vita cristiana, dove c'è catechesi, liturgia e carità. 3, anzi no 3, come si prende a dire, 8, i sacramenti sono considerare tappe e non il fine. Oh, qui un cambiamento grande. Dentro un cammino di iniziazione cristiana, a catechismo e dottrina cristiana, siamo dati per la preparazione dei sacramenti. Ma oggigiorno non basta. Tu devi generare dall'ABC della fede. E quindi considerare i sacramenti, i vescovi dicono un bellissimo documento, il volto missionario delle parrocchie nel mondo che cambia, leggetelo dal numero 7, fino adesso abbiamo iniziato ai sacramenti. Dobbiamo cominciare a iniziare attraverso i sacramenti. Vuol dire che si intendono i sacramenti nell'obiettivo giusto, che non è il fine dell'iniziazione cristiana del percorso, ma i sacramenti aiutano a diventare cristiani. Vi ricordate prima la definizione? Aiutano a diventare cristiani. I sacramenti sono tappe irrinunciabili, fondamentali, senza le quali non si diventa cristiani, ma non è il fine per diventare cristiani. Ancora, valorizza l'unitarietà dei sacramenti nel cammino di iniziazione. Ti fa recuperare la centralità di battesimo, cresima e eucaristia in un'unica, no? Ecco, momento che è appunto la valorizzazione dell'eucaristia e della veglia pasquale, la celebrazione della veglia pasquale.
Perché, ecco, alla fine di tutto, il fine dell'iniziazione cristiana qual è? Non tanto la celebrazione, ma vai, è quello di diventare cristiani. Allora, questo è un cammino che dovrebbe aiutare a diventare cristiani a questi ragazzi, insieme ai soggetti, insieme alla comunità. E allora, tra i tanti modelli che la Chiesa ha scelto, no? I vescovi dicono, in questo frangente in cui non si dà per scontata la fede, un modello sugli altri dobbiamo tenere presente. Guardate che questo lo chiedono i vescovi ai parroci, oltre che ai catechisti. Devi tenere presente il modello catecumenato, del catecumenato antico, perché è un modello graduale, un modello che è un processo che coinvolge i vari aspetti della vita, che pone la centralità dell'Eucaristia e dell'unitarietà dei sacramenti, che coinvolge tutta la comunità, cioè tutte le caratteristiche che abbiamo detto noi. È il modello del catecumenato antico, perché questo è un modello che ti aiuta a essere più aderente, più efficace ed efficiente in questo tempo. La visione, ecco qua, l'iniziazione cristiana, incontriamo Gesù, dice al numero 52, la visione dell'iniziazione cristiana come tirocinio globale e immersione nel mistero pasquale può rinnovare le forme usuali della catechesi. Attenti, questi sono i vescovi che scrivono, talvolta debitrici di modelli che le condannano all'inefficacia. In effetti, dato che la missione ad oggetto è il paradigma di tutta l'azione missionaria della Chiesa, il fare cristiani, no? Il catecumenato battesimale che le è congiunto è il modello ispiratore della sua azione catechizzatrice. Andiamo avanti e andiamo verso la fine. Cosa non è allora l'iniziazione cristiana? Possiamo anche ragionare per sottrazione. Non è una lezione di catechismo. Dov'è? Non si riduce alla trasmissione di contenuti e sapere. Non è la preparazione ai sacramenti, ma è diventare cristiani, quindi è un cammino dove ci sono anche i sacramenti. Non è l'azione dei soli catechisti. Perché è importante l'iniziazione cristiana? Perché è una grazia più grande, un dono, no? Che la Chiesa ha. Se non facesse questo, la Chiesa avrebbe meno la sua identità. È ciò che identifica la comunità cristiana, e non è uno dei tanti settori della pastorale, ma è lo snodo decisivo che coinvolge tutta la comunità. Ecco perché questi discorsi interessano tutta la comunità cristiana. Avanti. Ecco allora che è importante gli accompagnatori, la complessità degli interventi, abbiamo detto l'esperienza, gli elementi, catechesi, liturgia e carità, la qualità della proposta. Guarda che fai cristiani, non perché fai 87.772 incontri, ma perché dai qualità a quello che fai. Ci sono esperienze che hanno segnato la nostra vita, non per la quantità, ma per la qualità, quelle che hanno segnato. Allora è importante la qualità di come ci prepariamo, di che cosa proponiamo, della modalità, con chi, i tempi. Non è detto da nessuna parte che bisogna per forza solo unicamente un modello, solo quel tempo. È una decisione da verificare, da ponderare, ma da prendere insieme, da sperimentare. I tempi, un tempo più disteso, dove ci sono più componenti, può aiutare l'assimilazione e l'esperienza anche della vita cristiana. E poi naturalmente il dono dello Spirito Santo, perché senza Spirito Santo non possiamo incontrare il Signore Gesù, non possiamo diventare cristiani. Ecco, le sfide che ci rimangono dell'ultima slide. Allora, l'iniziazione cristiana ci porta ad accogliere alcune sfide. La prima, passare da una catechesi di mantenimento ad una catechesi di primo annuncio, in cui la fede non si dà per scontata, ma va fatta nascere anche nei genitori. Domani vedremo. Passare da una catechesi puerocentrica, sempre di più una catechesi adultocentrica,
ragazzi e ragazze, il vero problema, la vera questione, diciamocelo, non sono i bambini, sono gli adulti. E noi investiamo l'80%, almeno parlo, non solo lui, ma sui bambini. E gli adulti non abbiamo linguaggi, non abbiamo strumenti, non abbiamo. Tre, passare dall'iniziazione cristiana per addetti ai lavori ad un'iniziazione cristiana sempre più comunitaria. Quattro, configurare una catechesi secondo il modello di iniziazione cristiana in prospettiva o nell'ispirazione del catecumenato, perché questo ci aiuta a fare veramente vivere un'iniziazione cristiana. Ritorniamo adesso alla nostra vita. E allora ci dividiamo nei gruppi e lì ci sono tre domande. Cosa condivido di questo, di quanto ho ascoltato, e cosa mi ha particolarmente, diciamo così, fatto problema? E c'è anche una domanda che voglio rivolgere, cioè per forza obbligatoria farla, ma sono due o tre domande molto semplici, due domandine semplici: che cosa mi ha fatto problema, che cosa condivido, che cosa praticamente mi provo. Allora, i coordinatori come si devono comportare? Devono raccogliere, non emettere giudizi su quello che viene detto, devono dare la parola a tutti e contenere i tempi, cioè non devono lasciare che uno prevarichi e faccia 20 minuti di intervento e gli altri 10 devono stare dentro ai 3 minuti che gli rimangono. Gentilmente si dice: guarda, fermati un attimo, mi hai capito, ecco, lasciamo la parola a tutti. È uno sforzo per chi magari è abituato a parlare, ecco, ma è uno sforzo anche per chi magari vorrebbe sempre stare zitto, e quindi c'è coinvolgimento di tutti. Va bene, ecco, allora vi auguro buon lavoro, l'orario ci troviamo alle 10. Bene, che cosa ti ha fatto problema, che cosa condividi e che cosa ti ha fatto problema? Allora, facciamo questa musica che ci produce. Quale gruppo vuole iniziare? E se c'è eventualmente una domanda? Ecco, se c'era, se è anche uscita una domanda, può darsi che magari qualche passaggio non è stato chiaro, magari ha suscitato qualche domande che poi sono la sintesi di quello che il gruppo ha sentito. E sì, le domande sono queste: ma quale autorità consente di fare ciò che abbiamo sentito? C'è una seconda domanda ancora più radicale: ma perché continuiamo a fare catechesi ai figli? Sì, anche noi non condividiamo tutto, e le domande un po' provocatorie sono quelle: non potremmo trovare il sacerdote, un amico, un collaboratore, anziché che voglia trovare addirittura un ostacolo rispetto a queste novità che ci hanno proposto e ci hanno insegnato ormai da 20 anni, direi, al punto che qualcuno arriva a dire che queste stesse novità oggi sono da considerarsi superate. E poi magari la comunità chiede una pretesa di formazione nei confronti del catechista, e quindi sarebbe giusto aspettare anche questa funzione. E poi ancora, magari sarebbe il caso di incontrare gli adulti, e forse sarebbe il caso di porre seriamente uno strumento in questo senso, cercare una soluzione in questo senso. E ancora, come diceva il collega, e ancora forse i genitori avrebbero piacere di trovare
trovare nel sacerdote un riferimento più certo e più sicuro, nel senso che con più partecipazione, con più strategia, e magari nel catechista una figura solo più presentata rispetto a quello che dicevamo prima, che poi il catechista non lascia il segno. Grazie. Non ha più senso fare solo con gli addetti ai lavori, solo con noi. Queste domande che noi ci facciamo, queste prese di coscienza che noi ci facciamo, dobbiamo farle all'interno di una comunità cristiana, con gli altri adulti, con gli altri operatori. Ecco, quindi certo i parroci hanno una loro responsabilità, ma non è solamente con il parroco, perché se anche il parroco ha bisogno delle volte di essere sostenuto e farsi guidare, quindi può essere guida. Era solo. Andiamo con il gruppo. Allora, anche noi abbiamo condiviso il comando che ha detto, sottolineando soprattutto il fatto che ogni gruppo ha una storia a sé, perché ogni individuo a sé, e questo ci sembrava molto importante, per cui non è che usiamo sempre lo stesso metodo, le stesse, sì, la finalità è quella, ma il modo di operare è diverso. Tra i problemi ne avevamo alcuni, uno un po' a tutti. Il primo era l'orario, quando fare catechesi, quanto tempo, il problema che i genitori non sempre accompagnano magari il bambino, si può installare, diciamo, un rapporto con gli adulti, no? Viene il bambino, poi se ne va. E il problema è che a volte non siamo una vera comunità cristiana, non veniamo magari riconosciuti come ruolo, e il problema a volte è un problema che abbiamo notato alcuni di noi, il problema all'interno del gruppo dei catechisti, che non sempre collaboriamo tra di noi, e questo può creare un problema. E sì, che poi abbiamo detto che bisognerebbe coinvolgere maggiormente i genitori, adulti, proprio la comunità cristiana. E sì, perché non sono riuscita a rivedere tutti gli appunti, dico subito. E sì, e poi mi ha detto il problema legati anche alla crescita, no? Soprattutto dell'età adolescenziale, un'età stupenda, però con i suoi grossi problemi, a scaturire loro un interesse, un amore verso questi sacramenti. E poi abbiamo preso anche il problema non solo dei sacramenti, ma anche dei ragazzi che frequentano le associazioni, che a volte si iscrivono e non vanno. E poi anche il problema che abbiamo notato di alcuni che, pur frequentando i gruppi parrocchiali, magari non frequentano l'ora di religione a scuola. Mi sembrava un po' incongruenza tutto questo. E un altro problema, quello legato ai ragazzi che provengono, che a scuola abbiamo ormai, di altre religioni. Vi ho posto delle domande. Perché i genitori portano i propri figli al catechismo, oppure lo portano a messa, nel frattempo magari a messa loro non vengono, finita la messa li vengono a riprenderli. E poi sì, il come possiamo cambiare il modo di fare catechesi affinché i bambini, i ragazzi si entusiasmino, riescono a cogliere il tempo significativo. Fermiamoci perché ci sono tante domande, altrimenti io mi perdo. Allora, intanto riprendo il discorso di Guido. Allora, credo che davvero il problema sono gli adulti, la questione degli adulti, e quindi le domande che ci siamo posti qua, Guido, dovresti portarli alla tua parrocchia, alla tua comunità, e cominciare a pensare e dire quanto si investe per gli adulti nella nostra comunità. Ecco, domani sera non approfondisco adesso il discorso dei genitori, perché domani sera sarà proprio questo, come coinvolgere anche il suo ultimo intervento, come coinvolgere, ecco, come anche incontrare i genitori. Però sinceramente è un cambio di mentalità, è un cambio davvero di prospettiva, quello di mettere al centro molto più gli adulti. E queste sono scelte che un consiglio pastorale, che un parroco devono fare, no? Ecco, investire su questo. E per cui credo che qui torna al centro della comunità cristiana.
Poi volevo rispondere all'ultimo intervento, come fare, come fare. Non c'è una ricetta di come fare, non c'è una ricetta, perché se stasera sono riuscito a farvi passare l'idea, spero almeno, è che non c'è appunto una parola magica, un metodo che va bene, no, un sistema, però è questione se l'iniziazione cristiana è questione di esperienza, di un accompagnamento, l'avete detto voi nelle parole chiave all'inizio, vedete come le cose si sanno, si conoscono, no? Ecco, quello della relazione. Allora tu puoi diventare la più esperta in tecniche, ma non è quello che ti porterà al successo. Non è quello. Perché iniziare la vita cristiana, ricordatevi, torno a dire, non è solo la vostra azione, è un qualcosa che si fa insieme. Una volta era sufficiente che il catechista facesse il suo percorso, ma oggi non è più così, non è più così. Ve lo dico a voi, fate come volete, come credete, ma ve lo dico per il bene e l'amicizia che può essere dato in queste ore. Ma è un'illusione, vi state illudendo. Quindi, per dire che è questione di coinvolgere altre figure educative e non più lavorare da soli, non più lavorare da soli. Tu puoi fare la tecnica, ma non sarà quella che incide, non sarà quella. Certo che non bisogna lasciare andare tutte le possibilità, no? Ecco, ma non è quella. Quindi è un lavoro da ritrovare insieme, da organizzare insieme. Non più una catechesi in riferimento in preparazione ai sacramenti, che è ancora molto radicata, ma è un percorso graduale, fatto di esperienze, dove più componenti entrano in gioco, quello che abbiamo detto prima, fatta di tappe, non in riferimento uno specializzato a prepararmi alla prima confessione, l'altro specializzato a prepararmi alla comunione, l'altro alla cresima. Ma questo era un ottimo, no, ottimo fino a qualche decennio fa. Noi dobbiamo iniziare la vita cristiana, dobbiamo creare dei percorsi graduali, cercando di non fare succedere quello che è successo a mio amico Matteo, un ragazzino di 12 anni, che aveva finito il catechismo, no? Che ha detto, allora sono per un secondo tempo, è finito, cosa fare, continuare i gruppi, fa dopo. Questi anni sono di sacrificio e penitenza. Ritornano anche la difficoltà di vivere appunto come delega,
cominciate a iniziare a lavorare più insieme tra di voi. Cominciate a lavorare più insieme tra di voi, creando dei piccoli percorsi, magari in un tempo, dall'inizio fino a Natale, da Natale fino all'inizio della Quaresima, dalla Quaresima fino a Pasqua, fate dei piccoli percorsi. E dentro questi percorsi tenete presente la regola del 3x3. Che ho detto, era detto, cosa vuol dire? Che dentro questi percorsi ci devono essere esperienze che riguardano la catechesi, la parola di Dio, esperienze liturgiche, esperienze di testimonianza di carità. Devono essere, no? Ecco, esperienze che riguardano i ragazzi, la comunità, per esempio, e la famiglia, qualche momento. Ecco, deve esserci la testa, il cuore, ma anche le mani. 3, 3, 3. No? Fate questi percorsi. Provate a tenere presente le caratteristiche. Ecco, 3. Cominciate a lavorare insieme e cominciate a lavorare e a mettere dentro l'idea qui. Il cambio di mentalità non può venire da un mese all'altro, non è che adesso settembre voi, no? Ecco, se già voi fate fatica, magari, non so, figurati i genitori, no? Che se c'è un po' paura, però buttare dentro qualche germe per dire, noi stiamo facendo, tu ai genitori, cosa vuoi? Perché mandi tuo figlio a cattivo? Per i sacramenti o perché vuoi che diventi cristiano? Ecco, già tutta dentro questa idea che il cammino serve per diventare cristiani, sono piccoli passi, sono piccoli passi. Cominciate a parlare meno, a far meno lezioni e a fare qualche esperienza in più. Cominciate magari a ridurre qualche ora di catechismo settimanale e a fare qualche incontro più disteso nel tempo dove mettete dentro il 3x3. Cominciate, questi sono piccoli passi, sono molto concreti, per cominciare anche a cambiare. Poi chiedete ai ragazzi, no? Ecco, come si trovano, che effetto fa, così. Il discorso genitivo che lo lasciamo. Però sono piccole cose che si possono iniziare a fare. Perché se continuiamo a dire come, quando, chi, non si fa mai. Allora sicuramente di voi lo faccia già, però è un inizio. Allora, si sente? Sì, sì. E anche il nostro gruppo condivide tutto quello che abbiamo sentito. E le difficoltà sono mettere in pratica e anche creare sinergie tra le persone per integrare questi diversi aspetti che compongono l'iniziazione cristiana, la catechesi, la liturgia e la carità. E anche così comunicare ai ragazzi l'idea di essere in cammino, no? La percezione di stare facendo un percorso. E la domanda è come possiamo in maniera efficace portare tutte le cose sentite in questi giorni nelle nostre parrocchie, ai nostri parroci, soprattutto anche per coinvolgere, anche altre persone, che sono quelli a fare allora, sempre le domande cruciali, non abbiate paura di fare le domande fondamentali.
dentro il consiglio pastorale. Per gli adulti, il tipo. Per gli adulti, la nostra comunità, cosa fa? No? Ai genitori, la tua domanda. Tu perché mandate il nostro figlio a fare questo percorso? Il nostro percorso può essere ridursi solo alla preparazione dei sacramenti, andava bene un tempo, ma oggi, prima che dicevate voi che arrivano in terza elementare dove non c'è nessuna, no? Allora, altrimenti, guardate, trovatevi, è davvero una grande illusione, cioè stiamo buttando via energie, risorse, con risultato e tempo, con un risultato. Non che dobbiamo pensare chissà quali risultati, ma almeno fare le cose di qualità e essere coerenti con quello che noi chiamiamo, cioè iniziare la vita cristiana. Ecco, sono piccoli passi, parlare, raccontare, fare le domande che servono. Poi ci vorrà il tempo, mesi, anche anni. Perché il mio amico Prete mi diceva che per cambiare una tecnica ci vuole anche una settimana, ma per far passare un'idea, no? Ci vuole 6-7 anni. Un'idea. Tu abbiamo detto sempre le stesse cose, posso solo un'osservazione. E dalla parte della domanda del problema, le domande che sono state poste, adesso riguardandole, mi sono resa conto che in realtà molte sono dovute alle nostre resistenze al cambiamento. Cioè tutte le nostre obiezioni sono perché capiamo che quello che è stato detto è giusto, ma in realtà ragioniamo sempre nel vecchio modo e quindi le obiezioni dipendono da quello. Di non trovare tempo è perché continuiamo a ragionare in quel vecchio sistema, no? Se invece ci buttiamo nel nuovo sistema non ha più importanza il tempo, conta la qualità delle esperienze di su, no? Ecco. E poi nelle domande, tutte quelle, la più grossa è come superare le difficoltà a comunicare all'interno delle comunità, andare d'accordo in sostanza, e come portare il rinnovamento. Questa è la domanda delle domande. Come essere seminatori di cambiamento? Hai detto la parola giusta. Siamo seminatori. Noi mettiamo un seme, facciamo delle piccole cellule, poi queste cellule creiamo delle buone classi. Magari, per esempio, ho visto delle parrocchie, no? Magari non tutti erano convinti. Sono partite con le catechiste. E sono partite con un certo stile, con il loro gruppo. E hanno contagiato, perché poi i buoni frutti sono arrivati, hanno detto ma guarda così fate, anche le altre che erano resistenti, che erano scettiche, sai quanti non si sono convinti subito, ma si sono convinti con il tempo, perché qualcuno era partito, c'è sempre il pioniere, no? C'è sempre la pianta, sapete che c'è, no? Le piante pioniere, quelle dove c'è un terreno deserto, però queste piante per la loro formazione, se messe lì, richiamano poi tante altre piante, fanno nascere, ma ci vuole una pianta pioniera. Ecco, può darsi anche dentro la parrocchia, non siano tutte le catechiste pioniere, non ci sia qualcuna che inizia. Perché ha lo spirito, perché il Signore sente, che la chiama, perché io so che tutte voi, molti di voi, lo fanno non perché per dovere, ma perché si sono incontrati, se non c'è questo, con il Signore. E quello che non per merito voi, cosa, ma per merito del Signore. Allora, si tratta di iniziare. Hai detto una cosa bellissima, che è vera, quella di difendere la nostra resistenza. Sai quanto è difficile far passare l'idea che non è scritto da nessuna parte, perché tutto un retaggio buono, torno a dire, non sto criticando, ma sto solo constatando che il catechismo deve essere settimanale. Dove è scritto questa roba qua? Dov'è che è scritto? Provocante, sono provocato. Ma dove è scritto? Perché noi
ma a tempo pieno, questi bambini, c'erano scuole a tempo pieno quando eravamo elementari noi? C'erano tutti quanti i corsi? Allora, perché non possiamo pensare anche a un impianto, un metodo anche diverso, più leggero, più accessibile? Farlo magari il sabato, quando c'è un tempo più disteso. Allora qualcuno dice, ma è sabato, e la sabato e la domenica sono i genitori che vanno dal via con la famiglia. E qui comincia a vedere tutto il discorso degli adulti. Sta facendo questo perché si sta accorgendo che la Chiesa non era più capace di evangelizzare perché era dentro malata. Allora dico, le nostre comunità devono farsi un esame di coscienza, ma anche fare anche qualche, non tra lo sbagliare e non fare niente, è meglio fare un tentativo e muoversi, o stare immobili e lasciare che vada il tempo, no, scorra e tutto va. Chiudiamo, ci saranno altre domande, basta, perché altrimenti superiamo la soglia e non c'è più l'energia. Chiudiamo con una preghiera conclusiva, state seduti. Signore, e accompagnami con il tuo aiuto, perché ogni nostra azione abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, accogli gli eterni, il Salmo 130, primo coro da questa parte, il secondo da questa. Thank you.
Signore di tutti noi, ad offrire a quanti stanno crescendo le migliori condizioni perché possano camminare serenamente con un affascinante progetto di vita. Buon cammino. Signore, benedica tutti questi nostri propositi, ci aiuti a comprendere cosa vuol dire iniziare la vita cristiana. Nelle nostre situazioni non sono perfette, ma sono sempre situazioni dove Dio già abita. Per questo ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon ritorno a casa, buon riposo e arrivederci per chi ancora la voglia di venire domani. Grazie altrettanto.